Via. Bene. Riassumendo un attimo quello che abbiamo visto fino ad adesso, a parte l'escursus storico fino a Keplero, abbiamo visto come si deducono le leggi di Keplero, la seconda e la terza, utilizzando i principi della dinamica. Dai principi della dinamica, cioè dai principi naturali di Newton più la legge di gravitazione universale, otteniamo le leggi di gravità. Non sentiamo solo queste, molto di più le G. Abbiamo visto in particolare che il fatto che, poi riscrivo la formulazione della legge di gravitazione, che F, la forza, è parallela al vettore che dà la posizione, questa proprietà è ciò che motiva la seconda legge di Keplero, quella delle aree, cioè l'oggetto in orbita, pianeta, satellite, che sia, copre aree uguali in tempi uguali. Inoltre, il fatto che la forza è proporzionale all'inverso del quadro della distanza sta alla base della terza legge, cioè il quadrato dei periodi è proporzionale alla terza potenza del raggio medio o del semiasse maggiore dell'orbita. D'accordo? E questo c'è anche. La parte che ci rimane da vedere è la prima linea che facciamo oggi. La cosa dice che le orbite dei pianeti sono ellissi con il Sole in un fuoco. La dimostrazione di questa proprietà è contenuta nei principi del libro terzo e è un testo piuttosto difficile da seguire. Lo stesso Richard Feynman, premio Nobel nella sua metà del secolo scorso, ha seguito in dettaglio la dimostrazione, ma ha detto che a un certo punto non riusciva più a seguire Newton e ne propone un'altra, propone una sua via. Dimostrare la prima legge di Keplero
all'epoca di Newton, voleva dire fare una strada mai percorsa, almeno non documentata, questo a parte l'affermazione di Sidonio, che aveva scoperto i monti della Terra, e Newton la propone okay, utilizzando le conoscenze di geometria dell'epoca, che sono la geometria delle coniche. Anche se lui aveva inventato un'altra matematica che poi gli serve nel terzo libro per sviluppare in pieno i modelli dei principi della dinamica. Il testo è abbastanza complesso, ma contiene, il testo di Newton, un'idea geniale che è alla base della una delle più diffuse tecniche di calcolo che usata ancora adesso. E il completamento della dimostrazione dell'opera di Feynman ne contiene un'altra idea geniale, semplice, come tutte le idee geniali sono molto molto semplici, e noi le vediamo entrambe, e quindi entriamo nella mente di due geni. La dimostrazione della prima legge di Keplero normalmente non si fa neanche all'università. Perché? Perché la si fa utilizzando la matematica che Newton ha inventato all'uopo, che poi è stata sviluppata da Laplace in Francia, e prevede l'utilizzo delle equazioni differenziali, che di solito vengono completate e trattate nel corso della matematica del primo anno di università, quando ancora appunto quella conoscenza matematica legata al primo anno non ce l'hanno, quindi questo viene tra virgolette sospeso, poi in realtà non si fa mai. Ma la dimostrazione data da Newton e da Feynman prevede solo la geometria, quindi in realtà è realizzabile, è una cosa che potete capire, per cui secondo me vale molto la pena di vederlo, perché è, ripeto, entrare nella mente di due geni è una cosa che comunque è affascinante, è molto emozionante. Sono proprio delle perle, secondo me. Però per fare questo dobbiamo fare un passetto indietro. Andiamo a vedere alcune proprietà elementari e non elementari delle liste che ci serviranno. Ok? Sia Keplero che Newton studiano approfonditamente il trattato delle coniche di Apollonio di Verna. Cos'è un'elisse? Un'elisse è una conica caratterizzata da due fuochi, F1 e F2. I punti P sull'elisse, si chiama tecnica del giardiniere, non so per quale ragione, si può costruire un'elisse semplicemente prendendo un tavolo di legno, metti due puntini da disegno dei due fuochi, prendi una cordicella più lunga della distanza dei due fuochi, tieni tesa la cordicella, la leghi in un punto e l'altro nell'altro fuoco, con una matita tenendola tesa puoi tracciare l'elisse, in modo tale che venga rispettata la proprietà che definisce l'elisse, la somma della distanza del primo fuoco più quella del secondo, è costante. Tutti i punti hanno questa proprietà. Questo bisogna vederlo utilizzando le risorse software, i potenti mezzi messi a disposizione dalla BIM. Prendiamo due punti e li prendiamo come fuochi, per esempio -2, 2, -2, 0 il primo fuoco, eccolo, e 2, 0 il secondo. Ok.
vi chiamiamo, fatemi rinominare, volta questa che mi dorme, vorrebbe interessare. Vabbè, teniamoci gli IB e prendiamo un terzo punto C 4 0 e possiamo costruire, cioè il caso che possiamo farlo, le liste specificando i fuochi A, B e passaggio per C. Dopodiché prendiamo un qualunque punto che sta sulle liste, poi estraggo tutto, c'è qualcosa che non funziona. Consideriamo un segmento che va dal punto al primo fuoco e dal punto al secondo fuoco. E B. Ricominciamo. Non è quello che volevo mostrare. E ricominciamo. Andiamo a prendere un tavolo qua. Allora, meno 1, forse mi piace di più, 0, e 1, 0. E poi 2, 0. Segmento A di la spezzata A di B. A di B che vale A piccolo più B piccolo, che è 4. D'accordo? Adesso osservate A di B e contemporaneamente i due segmenti AD, A e B. Sposta B.
sulle lisse. Le due lunghezze dei segmenti cambiano, ma la somma dei due è costante. E viene rispettata la definizione di ellisse, come il luogo geometrico dei punti, dei punti del piano, la cui somma delle distanze da due punti fissi detti fuochi è costante. Ma l'ellisse ha anche un'altra proprietà importante. Se metto in B una lampadina e quindi i raggi di luce si diffondono simmetricamente da B verso l'esterno e suppongo che la mia ellisse sia la parete di una stanza ovale con i vetri riflettenti, che succede? Decide autonomamente quello che vuole mostrare, quello che vuole mostrare, pazienza. Allora, prendiamo la retta, a piccola è una retta, la tangente in un punto qualsiasi, punto cui posso spostarmi. Perché la tangente? Beh, la tangente è la proprietà che è l'unica retta che ha in comune con l'ellisse un solo punto, da un punto di intersezione doppio, mentre tutti gli altri punti della retta sono esterni all'ellisse. Se torniamo nel punto di prima, ricordate il filo, la lunghezza, la matita, eccetera, tutti i fili che io posso scegliere più lunghi di questo individuano punti esterni. Se invece accorciassi il filo avrei punti tutti interni. I punti che stanno sulle liste sono i soli che ottengo con quella data lunghezza. Tutti gli altri punti dell'ellisse, della tangente, sono esterni all'ellisse stessa. Okay? Immaginate di ingrandire, non so se ce la facciamo, il punto di tangenza e man mano che ingrandite vi rendete conto di che cosa? Che la traccia che qui è in blu dell'ellisse si confonde via via sempre di più con la traccia della tangente che è in nero, la retta A. Quindi questa è la tangente punto per punto da, tra virgolette, la direzione della curva in quel punto. Se adesso osservate, il segmento indicato in rosso è quello che viene dal primo fuoco, la seconda F2 mi ricordo, da un fuoco, il fuoco che sta a destra. Eccolo, che qui abbiamo chiamato B.
Se qui immagino che la tangente funga da specchio, cioè che sia un'approssimazione alla parete in questo punto, allora le leggi della riflessione cosa dicono? L'angolo di incidenza, cioè l'angolo tra il raggio che arriva e la superficie della parete o della ellisse, è uguale all'angolo di riflessione, cioè l'angolo che il raggio riflesso fa con la stessa parete, o con la normale se preferite, con la perpendicolare. Quindi questo angolo misura tanto quanto quest'angolo e questo è il raggio riflesso. Detto in un altro modo, il raggio riflesso non è altro che il simmetrico di questa rete rispetto alla tangente. Ricordate le proprietà della simmetria assiale? È un'isometria e è quello che ottengo se qui mettessi uno specchio. Questa immagine si riflette in questa che poi proseguendo arriva. Dove arriva l'immagine riflessa? Nell'altro fuoco. Questo è un caso decisamente no. Se sposto il punto di riflessione, comunque i raggi riflessi convergono nell'altro fuoco. Quindi se sono in una stanza ovale e mi metto a parlare in un fuoco, il punto dove si ascolta meglio è l'altro fuoco. Ok? Posso andare in ficcio lì, ancora un pochetto, questa linea è tutta. L'angolo di incidenza, angolo di riflessione. Ma se la retta B', cioè quella che passa per il primo fuoco e il punto di tangenza, è quello che ottengo per simmetria assiale della retta che passa per il secondo fuoco e punto di tangenza, allora ovviamente questi due angoli sono per loro natura congruenti, ma che succede se prendo in considerazione il simmetrico del primo fuoco, sempre rispetto alla retta di tangenza? Va a finire in un punto che, non lo spostare così lo vediamo meglio, quindi ripeto con H, e poiché H è il simmetrico di A, questo segmento AG e HG sono congruenti, solo, ma la simmetria assiale tra punto e suo simmetrico fa sì che la rete di simmetria è asse del segmento AH, per definizione di simmetria assiale. Un punto va a finire in suo simmetrico in modo tale che l'asse di simmetria è asse del segmento. Quindi lo taglio nel punto medio e lo taglio perpendicolarmente. Non solo, ma questo segmento AD, mi pare, va a finire in DH. Siccome la simmetria assiale è un'isometria, i due segmenti hanno la stessa lunghezza, indicato con H, mi pare. Eccolo, e questo è G. H e G hanno la stessa lunghezza. Ma questo cosa significa? Significa che se io prendo punto sull'ellisse e primo fuoco più punto sull'ellisse e secondo fuoco e il sommo, ottengo una quantità costante, ma questa lunghezza è grande come questa, quindi questo segmento più questo mi dà sempre lo stesso risultato, perché questi due hanno la stessa lunghezza. Quindi dovunque io sposti P o D, in questo caso l'ellisse, la lunghezza di BH è sempre la stessa. Di conseguenza che cosa descrive il punto H al variare di D? Se io cambio la posizione di D o del punto P sull'ellisse, il segmento BH mantiene la stessa lunghezza perché è dato
da f piccolo più g, ma g è lungo come h, quindi f piccolo più h, b e b sono allineati, tra l'altro, e la distanza è la stessa. Qual è la curva descritta da un punto in modo tale che questo sia equidistante da un punto fisso? È una circonferenza. H descrive una circonferenza. Proviamo. Puntiamo in B e puntiamo in H. Spostiamo il punto. E H sta sempre sulla stessa circonferenza. Ma questo è un fatto cruciale. Perché? Perché mi suggerisce un altro modo di costruire l'ellisse. Sperando che funzioni. Cioè che GeoGebra si degni di mostrarci. Ma questo è quello che abbiamo aperto prima. Anche questo. Partiamo dalla fine questa volta, costruisco una circonferenza di dato raggio, un cursore raggio 1. Scegliamo di partire dalla circonferenza e prendo un centro, quello più semplice è 0, 0. Dopodiché prendo un altro punto diverso dal centro. Gli do una scissa xc che vale meno 0,3 e costruisco la circonferenza di centro, l'origine e raggio R1. Costruisco il punto B che ha questa scissa, poi in realtà non so se lo chiamo B o rimane C, B, e prendo un punto sulla circonferenza che prima era chiamato H, mi ricordate. Costruisco il raggio e congiungo P, il punto generico della circonferenza con A, con B. E poi prendo l'asse di BP. Perché l'asse? Ricordate perché l'asse? Perché l'asse è quello che poi diventerà la tangente all'ellisse. E trovo il punto di intersezione tra AB, raggio della circonferenza, e asse di AB, che è il punto E. EB è alla stessa lunghezza di EP. Perché? Perché i due triangoli, B e è questo punto che non ho ancora nominato, non ce lo faccio dopo, no. EP, questo punto, sono simmetrici rispetto all'asse. Questo segmento è lungo come questo è il loro punto medio, l'angolo è retto, il punto E, punto medio è in comune, secondo il criterio di congruenza i due triangoli sono congruenti. F è la lunghezza EB e costruisco l'ellisse che ha come fuochi B, A e passa per E. In questo modo, cambiando il punto qui, anzi facciamo così, perché sennò non so già come va a finire, se sposto qui come abbiamo fatto prima, il punto E si sposta, okay, sempre individuato dall'intersezione tra l'asse di BP e il raggio PA, spostandolo, e descrive una curva che sappiamo essere un'ellisse che ha i fuochi in A e B e passa per E.
vedete che sta sempre su quelli. Morale della favola, circonferenza, di dato raggio, prendo un punto fuori della circonferenza, non importa dove, che posso spostarlo dove voglio, certo che a mano che lo sposto l'ellisse cambia di forma. Il punto P, congiunto col centro, congiunto col punto eccentrico B, produce un segmento che è BP, il cui asse taglia PA in un punto che appartiene all'ellisse che ha come fuochi centro della circonferenza ed eccentrico, ok, dovunque io piazzi P. Tutti i punti E stanno sull'ellisse. In questo modo ho costruito l'ellisse. Con un solo punto non è facile vederlo, ma con tanti punti sì. Qui ho 29 punti, possiamo farne anche di meno. 10. Ce la volta è andata bene. Stessa procedura. Prendo il raggio, l'eccentrico, costruisco C, circonferenza di centro O, e divido stavolta N punti, N era 10, che stanno sulla circonferenza e ugualmente distanziati in termini di angolo tra il punto, il centro e il punto successivo. Quindi prendo l'angolo, giro e lo divido in N parti, in questo caso 10. Congiungiamo quel centro che abbiamo i raggi. Congiungiamo ciascun punto con l'eccentrico C e prendi quelle tratteggiate, non si vedono molto, ma sono gli assi di tutti i segmenti CP. Li intersico con i raggi e ottengo dei puntolini che stanno sull'ellisse che ha fuoco C, O e passa per una qualsiasi. Tutti gli altri stanno sulla stessa ellisse. Dovrebbe esserci da qualche parte. Qui con un punto solo, qui con 10 punti, ma il principio è lo stesso. Tutto chiaro? È chiaro che se C va a coincidere con O, la nostra ellisse diventa una circonferenza, i due fuochi coincidono. Se invece C coincide con B, la nostra circonferenza degenera. Vediamo se riesco a spostarlo. Suonare, ci fermiamo qua.